appunto. Presenti ad agosto, il 12 di agosto. Good morning. I've welcomed and received here in Rome the Secretary General of NATO, Mr. Rasmussen, and we had a very important and fruitful meeting where we discussed a few things, and the main subject of our discussion was the fact that I confirmed Italy's commitments in relation to the alliance, in relation to NATO, and confirming our commitment, I also announced that I'll be visiting Afghanistan, namely Kabul and Herat. I will visit ISAF and the Italian troops there, and I'm going to be there on August 12th. Abbiamo discusso di argomenti e dei soggetti che saranno oggetto del vertice della NATO dell'anno prossimo, in particolare il futuro dell'alleanza, il ripensare i punti cardinali della politica di difesa e di alleanza militare tra i nostri paesi in un mondo in cui le sfide stanno cambiando e in cui bisogna essere molto più efficienti di prima nelle risposte a queste nuove sfide. We've discussed in our meeting a few subject matters, a few things, among them the issues which will be discussed at the next NATO summit, which will take place next year. And we talked about the future of the alliance and the idea of rethinking a few points, a few elements in terms of defense policy to be carried out by the alliance and among the member countries, considering that the challenges that the world is facing are changing and require to be more efficient in the future than what we have been in the past. E in particolare, sfruttando il fatto che il segretario generale Rasmussen è stato componente del Consiglio europeo in quanto primo ministro del suo paese, abbiamo parlato anche del prossimo Consiglio europeo di dicembre, nel quale il tema della difesa sarà uno dei temi centrali. Per noi è molto importante perché bisogna che l'Unione Europea si concentri anche su questi temi. L'Unione Europea in questi anni si è concentrata esclusivamente sui temi dell'euro, della moneta e della crisi finanziaria. I temi della difesa sono altrettanto importanti, sono cruciali, sono temi sui quali è importantissimo avere una politica europea più avanzata di quella che abbiamo oggi. In particular, we have discussed also something that we're going to talk about in the next European summit, which will take place in December, and I took advantage of the fact that the Secretary General of NATO has been member of the European Council as when he was Prime Minister of his country. So we discussed the issues which will be talked about during the next summit, and one of them will be the defence policies, which are one of the core issues, and they're extremely important for us, and the European Union needs to focus also on these issues, because up to now in the recent years the European Union has been focusing mainly on the euro, on the currency, on the financial crisis, while the defence issues and defence policies are equally important, are extremely relevant for us, and we need to have policies at European level which are more advanced than what we have had up to now. E in particolare il tema, naturalmente, il tema dei costi della difesa e il tema legato al fatto che a livello europeo dobbiamo lavorare per evitare le duplicazioni
evitare le duplicazioni, le sovrapposizioni, vuol dire poter risparmiare e poter essere più efficienti nella nostra struttura militare. E questo tema è un tema che è arrivato il momento di affrontare a livello europeo. Il Consiglio europeo di dicembre sarà importante e credo che dobbiamo arrivare lì a decisioni significative. In particular, the issue of costs, the costs for defense, and the issues in particular, which will have to be discussed at European level, related to the fact that we need to avoid duplications, we need to avoid overlapping, because this means to be able to save money for the military and in the military structure. So the time has come for us, for the European Council, to discuss these issues as well, which we'll be doing in the next summit, which will be held in December, and we do hope that we will be able to make very relevant and important decisions. E poi abbiamo anche discusso di altri tre scenari importanti, li cito per titolo, che sono lo scenario dei Balcani, dove il ruolo italiano, in particolare in Kosovo, il ruolo italiano comunque nell'area è stato importante per la stabilizzazione, e poi abbiamo discusso di Siria, dove la situazione purtroppo desta ancora grandissima preoccupazione, e ho confermato al segretario generale Rasmussen l'impegno italiano a favore della stabilizzazione della Libia, del processo di institution building in Libia, il processo di training delle forze armate, di polizia, di sicurezza alle frontiere e di guardia costale della Libia, con appunto l'offerta italiana di avere un training di 5.000 rappresentanti delle forze armate libiche che dovranno essere confermati. We've discussed also other three important issues, and I'm going to quote them, three important scenarios. The Balkans, where Italy's role, particularly in Kosovo, has been extremely important for the stabilization of the area. And the second scenario, the second issue we talked about was Syria, and we discussed also the fact that the present situation there is causing very serious concerns still, unfortunately. I confirmed the Secretary General of NATO, Mr. Rasmussen, that Italy is still committed and will continue to work for the stabilization of Libya, for the institution building process of this country, and we are also committed and involved in the training of armed forces and law enforcement people, border and border security and coastal guard people for Libya, and we've offered our services, we offered the training for 5,000 people from the armed force to be trained in Libya. E sono rimasto ovviamente molto contento a nome dell'Italia di ascoltare dal segretario generale parole di grande orgoglio per il lavoro e per la presenza, per il ruolo delle forze armate italiane in Afghanistan, motivo che rende ancora più importante la mia visita lì il 12 di agosto, e ovviamente legato tutto questo al fatto che la missione ISAF terminerà alla fine dell'anno prossimo, quindi anche le nostre truppe termineranno la loro missione lì, e ovviamente credo che il buon nome, il gran lavoro e l'orgoglio che la presenza dei nostri militari lì ha svolto è sicuramente un fatto per il nostro paese molto molto importante, quindi di questo lo voglio anche ringraziare. And I've been extremely happy to hear from Secretary General NATO very important words in terms of what the work of the Italian troops has been in Afghanistan, and he actually mentioned very proud words about what Italy has been doing in Afghanistan, which makes my visit there on August 12th even more important and relevant, considering, and clearly makes us very proud of what we've been doing there, considering also the fact that the ISAF mission will terminate, will finish at the end of next year, so, and for our troops too will be withdrawn and will come back to our country, so this makes our work there even more important and relevant. I'm extremely proud for what he said. I'm extremely proud of what we've been doing there. Anders, the floor is yours.
Prime Minister, it is a great pleasure to be back in Rome. I congratulate you on your appointment as Prime Minister and I thank you for your warm welcome. Signor Presidente, è un gran piacere per me essere qui di nuovo a Roma. Le faccio le mie congratulazioni per essere stato nominato Presidente del Consiglio e la ringrazio anche per il suo caloroso benvenuto. Italy has been a staunch member of our alliance since its creation and continues to demonstrate strong commitment to NATO every day in many different ways. L'Italia è stata un fedele membro della nostra alleanza sin dalla sua costituzione e continua a dimostrare il forte impegno nei confronti della NATO quotidianamente e in molti modi diversi. You're making a significant contribution to our mission in Afghanistan. Italy is playing a pivotal role in ISAF by leading our efforts in the West, and we pay tribute to the service and sacrifice of the Italian troops. Voi state fornendo un contributo significativo alla nostra missione in Afghanistan. L'Italia sta svolgendo un ruolo centrale all'interno dell'ISAF e dal momento che è alla guida delle nostre iniziative nella parte occidentale. E noi rendiamo omaggio al servizio e al sacrificio delle truppe italiane. They're really making a difference in Afghanistan. Afghan soldiers and police are now moving into the lead for the security nationwide as ISAF's role is shifting from a combat to a supporting role. E le truppe italiane stanno dando un contributo che fa veramente la differenza in Afghanistan. I soldati e le forze di polizia afghane stanno adesso passando ad assumere la guida della sicurezza a livello di tutto il paese. Il ruolo dell'ISAF sta spostandosi, sta passando da un ruolo di partecipazione alla battaglia, agli scontri, a un ruolo di supporto. By the end of 2014, our combat mission will be complete. We are now planning a new non-combat mission to train, advise, assist the Afghan forces. And I thank Italy for your intention to participate and play a leading role in this new mission. Alla fine del 2014 la nostra missione, quella che è la partecipazione al combattimento alla battaglia, sarà conclusa. Stiamo pianificando una nuova missione che non si occuperà di combattimenti, una missione che mira a formare, fornire consigli, assistere le forze afghane. E voglio ringraziare l'Italia per l'intenzione che ha espresso di partecipare e svolgere un ruolo guida in questa nuova missione. You're also one of the main contributors to our operation in Kosovo, where we can see real progress on the ground. Siete anche il paese che è tra i principali contributori alle nostre operazioni in Kosovo, dove è possibile constatare, vedere progressi effettivi e reali sul terreno. You played a leading role in protecting the people of Libya. Avete svolto un ruolo di leader nella protezione del popolo libico. And the Italian Navy has recently successfully completed a tour leading our counter-piracy mission off the Horn of Africa. E la Marina italiana ha di recente concluso con successo un giro alla guida della nostra missione antipirateria a largo del Corno d'Africa. These contributions are even more valuable at a time when all our nations have to make tough budget choices. E questi contributi sono ancora più importanti, assumono ancora maggior valore in un momento in cui tutti i nostri paesi sono costretti a prendere delle difficili decisioni, fare delle scelte difficili in termini di bilancio. And yes, security has a price, but insecurity has a cost that we cannot afford. E sì, la sicurezza ha un prezzo, ma l'insicurezza ha un costo che non possiamo permetterci di sostenere. By working together as allies and by making sure that defense spending is given priority, we can increase security for all at a price that we can afford. Collaborando tutti quanti insieme come alleati e accertandoci che la spesa per la difesa riceva la priorità necessaria, possiamo aumentare la sicurezza per tutti ad un prezzo che possiamo permetterci di pagare. And here too Italy provides a powerful example by participating in
17 of our multinational smart defense projects, and you are leading 3 of those projects. E anche in questo campo l'Italia fornisce un efficacissimo esempio, partecipando a ben 17 delle nostri progetti multinazionali di smart defense e guidandone 3. This is the best way to get value for money. This is the best way to have a strong Europe in NATO and in the world, and the best way to strengthen transatlantic solidarity, which is the bedrock of our alliance. Questo è il modo migliore per avere il massimo ritorno sui soldi investiti, il modo migliore per avere un'Europa forte all'interno della NATO e nel mondo, e anche il modo migliore per rafforzare solidarietà transatlantica che rappresenta la base e le fondamenta della nostra alleanza. So, Prime Minister, let me thank you again for your country's commitment to NATO. I look forward to continuing our close cooperation in the future. Per cui, signor Presidente, la voglio ringraziare ancora una volta per l'impegno dell'Italia all'interno della NATO e mi aspetto e guardo con ansia e piacere alla futura e stretta collaborazione tra di noi.